Sono Vanessa e ti do il benvenuto sul canale YouTube Van Education. Parte del mio lavoro consiste nella creazione di materiali, lezioni creative, contenuti per bambini. Appunto, contenuti e materiali che io propongo all'interno dei miei laboratori, delle mie lezioni, delle mie terapie con i bambini. Vi ho sempre mostrato i vari materiali, solitamente finiti, con un PDF, se andate anche sul sito vaneducation.me trovate sia nella sezione PDF ma anche nello shop diversi materiali, sia gratuiti che non, in cui appunto potete utilizzarli, scaricarli, stamparli e sfruttarli appunto con i vostri bambini. Però sono dei materiali già pronti. È capitato già che vi mostrassi in qualche video dei retroscena, come magari assemblo, preparo alcune agende per i miei bambini, alcuni materiali creativi, alcune lezioni, ma non vi ho mai mostrato da zero, quindi partendo dall'idea fino all'editing, alla creazione con il programma che utilizzo per creare tutti i contenuti, non vi ho mai mostrato tutto questo processo, tutto questo iter. Quindi all'interno di questo video non solo vi darò alla fine il vostro prodotto, che in questo caso è un'attività legata alla festa dei nonni, quindi è un'attività che da proporre insomma ai bambini, ma questa volta partiremo dall'inizio e quindi vi mostrerò tutto il processo di creazione al computer. Quindi adesso ci spostiamo sul mio computer e vi mostro da zero come creo le mie attività. Siccome è una cosa che creeremo in itinere, è un'idea che devo sviluppare. A volte sono molto intuitiva, a volte ci penso, a volte prendo degli appunti, ma oggi ho deciso proprio di mostrarvi cosa faccio per creare un'attività, un PDF creativo. Iniziamo subito! Eccoci nel programma dove tutto può succedere. Quindi questo è il mio programma preferito, è Canva, sicuramente magari molti lo conoscono ma magari alcuni no. E qua è dove avviene la magia, quindi dove io creo tutti i miei contenuti. Adesso vi mostrerò come creo il contenuto per la festa dei nonni. Allora, solitamente parto con idee random, poi le testo, poi le provo, quindi il processo è sicuramente molto più lungo rispetto a quello che vi mostrerò, ma essendo comunque un video tutorial dove vi mostro anche il mio dietro le quinte, ho fatto una sorta di bozza mentale, poi ho provato un po' di elementi in modo tale da poter avere un'idea già pronta nella mia testa. Però sappiate che c'è anche tutta la parte creativa in cui butto giù un po' di idee, cerco di capire quale potrebbe essere la migliore, qual è quella che mi ispira di più e poi creo. Quindi adesso iniziamo creando un progetto. Vado con un documento A4 e decido però già di ridimensionarlo perché lo voglio come foglio di lavoro orizzontale. Ok, quindi faccio, allora faccio, do il titolo che è Festa dei Nonni 2022, ok, magari allargo un pochettino così si vede bene, perfetto. Allora, la mia idea è quella di creare un biglietto pop-up, quindi che cosa voglio fare? Allora vado in elementi, inizialmente, anzi no, in elementi no perché me lo dà troppo spesso, faccio quadrato, allora ok, perché negli elementi mi dava la linea troppo spessa, io in realtà non voglio una linea troppo spessa, allora faccio un quadrato, lo metto qui in mezzo, siccome ho intenzione di, ok, ora è veramente in mezzo, siccome ho intenzione di fare un biglietto pop-up in cui si apre e ci trovi dentro la sorpresa, in questo caso sono i nostri nonni, vorrei andare a cercare dei nonni, di solito scrivo in inglese, però valutiamo anche l'idea di scrivere in italiano, con un black and white, possiamo anche scrivere nonni black and white. Io avevo già fatto una ricerca
Quindi vediamo nei miei elementi usati di recente, dovrebbe esserci esatto, perché ho fatto un po' di ricerche per velocizzare anche il video tutorial. Quindi avevo ipotizzato, ne avevo trovati diversi, ma poi quelli che mi piacevano di più erano questi qua. Allora, potrebbe essere carino metterci come sfondo un camino. Quindi solitamente cosa si fa? Si va negli elementi, si scrive ad esempio camino, si potrebbe fare la ricerca in black and white statico applicando i filtri e trovo il mio camino. Quindi trovo il camino, lo inserisco all'interno del mio quadrato, però non mi piace ovviamente davanti e lo posiziono indietro. Se voglio, posso anche renderlo un po' più trasparente in modo tale che loro siano i miei protagonisti. Ok, quindi abbiamo i nonni e abbiamo il nostro camino dietro. Cosa faccio adesso? L'idea è quella di creare un paesaggio attorno e una casa che poi, aprendosi pop-up, vada a mostrarmi i miei nonni. Allora, quindi cosa vado a fare? Vado a creare il nostro paesaggio. Io come elementi, allora usati recente, ho cliccato semplicemente linee e linee mi sono uscite queste. Quindi io adesso creerò, siccome io una bozza comunque l'ho già fatta, adesso giusto per mostrarvi come lo creo una cosa di, no, aspetta, un po' più piccolo, creo una cosa di questo tipo, la duplico e dovrebbe uscirmi più o meno, ok? L'idea è questa. Faccio la stessa cosa di qua, duplico e mi esce così. Perfetto, più o meno. Poi l'originale ve lo mostrerò alla fine, però è giusto per farvi vedere l'idea che ho ipotizzato. Poi ho selezionato un albero, ho scritto semplicemente albero, lo posiziono all'indietro così rimane un po' nascosto. Stessa cosa di qua, ho voluto creare un albero che però sia un po' nascosto. Posiziono indietro, ma un po' più grande, se non erro così. Più o meno, facciamo in modo perfetto, una cosa simile, poi dopo vi mostrerò quello che ho creato, anche perché veramente il processo di creazione è sempre molto molto lungo e potrebbe essere anche molto noioso, ma è per farvi vedere cosa c'è, diciamo, dietro al mio lavoro. Quindi non so se nell'originale, poi ve lo mostrerò, si vedeva poco di più. Poi avevo ipotizzato di inserire delle nuvole, che però le contorniamo di nero, e un sole. Quindi ho velocizzato questo processo, ma sostanzialmente basta scrivere nella barra, anche perché io ho una versione in realtà pro, ma per chi non ha la versione pro c'è una versione, diciamo, free, gratuita, dove si può tranquillamente prendere, insomma, un altro altri tipi di elementi, quelli gratuiti. Quindi basta selezionare sempre negli elementi, cerchiamo sole, usciranno diversi tipi di sole, andiamo in grafiche, possiamo prendere quelli appunto, poi possiamo decidere in base a quello che ci piace di più, possiamo prendere questo, questo, possiamo insomma giocare con gli elementi. In questo momento però per velocizzare vorrei fare così. Perciò il paesaggio in linea di massima l'ho creato, adesso vado a creare una pagina nuova. Dove voglio, vediamo, no, negli elementi, sempre in quelli recenti perché ho già fatto la ricerca. Ok, ho trovato delle case, questa mi piaceva particolarmente. Allora la metto su una pagina nuova, ma prima la testo qua perché ho bisogno che sia abbastanza grande da coprire tutto il quadrato e abbastanza grande appunto da sembrare anche un po' realistica. Ok, questa è l'idea. Io poi voglio creare un biglietto pop-up in cui ritagliando in mezzo si apre e scopre quello che c'è sotto, ma è chiaro che va costruito e questo è il motivo per cui lo posiziono su un altro foglio. Allora, adesso devo andare a creare tutta una serie di cose noiose che magari vi risparmio, però vi faccio vedere nel progetto finale. Proprio per far sì, quindi io devo fare tutta una serie di studi super ingegneristici per capire come realizzare il biglietto in modo tale che i bambini poi tagliando, assemblando,
creino davvero il biglietto pop-up. Quindi io vi ho fatto vedere un po' la realizzazione, come lo creo, che sembra facilissimo, ma in realtà ho impiegato tantissimo tempo prima per decidere i vari elementi, poi sono molto perfezionista, quindi se la casa non mi piace, ad esempio, avevo selezionato un'altra casa, avevo selezionato degli altri nonni che sembravano troppo, non so, non mi piacevano, avevo selezionato diversi tipi di camino, quindi poi quello va a gusto, chiaro che uno potrebbe dirmi, ma no, ma a me piaceva la nuvola così, non mi piaceva le nuvole così, però ecco, quello insomma, ognuno si può sbizzarrire, no? Poi se uno sa usare i programmi e le grafiche potrebbe farlo tranquillamente senza problemi. Quindi ho dovuto fare una serie di calcoli per riuscire ad ottenere, vi mostro il progetto come l'ho creato qui, per ottenere questi calcoli. Quindi fondamentalmente che cosa ho fatto? Ho praticamente preso la casa, l'ho sovrapposta e poi insomma scontornando, facendo tutta una serie di cose, ho creato sostanzialmente degli spazi che poi saranno invisibili quando la casa verrà, adesso facciamo proprio vedere, quando la casa viene sovrapposta e i bambini andranno ad incollare qui, qui, qui e qui, questa parte di casa praticamente, questa qui ha senso, mi si è spostato, va bene, facciamo così, ok, perché non si era raggruppato questo, ok, quindi nel momento in cui poi i bambini andranno ad incollare, questo non si vedrà più. Cosa succederà? Succederà che in sostanza i bambini andranno a ritagliare con le forbici qui e aprendo la casa, proprio come un pop-up, si vedranno i nonni con il camino di sottofondo. Ovviamente che cosa succede? Qual è l'altro lavoro che c'è dietro? Il grosso lavoro è che dopo averlo scaricato in PDF io dovrò andare sul mio Drive dove salverò questa grafica, insomma questo PDF, poi andrò sul sito di Van Education però in modalità, insomma, non dico sviluppatore, ma in modalità di amministratore, in cui posso modificare tutto quanto. E poi che cosa ho creato? Nella sezione PDF, sono andata nella mia sezione PDF, in particolar modo nelle attività creative, sono andata nelle attività, io ovviamente tutte queste grafiche le ho già fatte precedentemente quando ho creato il mio sito, che ho fatto tutto da sola, e quindi da foglio bianco, da zero, vado nella parte autunno, eventi, festività, dove puoi trovare appunto attività, taglia, incolla e colora sull'autunno, festa dei nonni, Halloween, diritti dei bambini, faccio, clicco qui, e mi ritroverò con tutti i PDF. Quindi io ho già creato la mia, ovviamente, la sezione, ok, del sito in cui voi potrete scaricare il biglietto pop-up della festa dei nonni, che tra l'altro, cioè, vi lascio il link qui sotto per poterlo fare. Quindi ho dovuto creare questa foto, questa immagine, il testo, ok, il pulsante, ho dovuto creare un collegamento perché altrimenti se clicco qui non trovo il collegamento, ovviamente, ok, l'ha fatto, perfetto, mi ritrovo nella pagina in cui c'è il biglietto da scaricare, quindi c'è sia eventualmente se vuoi acquistare i 100 biglietti da colorare, c'è gratuitamente puoi scaricare il PDF e se vuoi c'è un altro PDF e tutorial della festa dei nonni che è quello dell'anno scorso, quindi se ti piace puoi abbinare e scaricare entrambi, eccetera. Quando andrai a cliccare su scarica il PDF ho fatto un altro collegamento al mio Drive dove tu puoi scaricare il foglio. Una volta che lo avrai scaricato lo puoi stampare, io potrei farlo anche in questo momento così almeno vi mostro, lo puoi, adesso c'è la stampante che si sta riscaldando, io vado a stampare il mio foglio e poi avrò la possibilità di ritagliarlo, colorarlo, decorarlo.
Per aggressiva. Ma invece di salutare. Spero tanto che questo video tutorial dietro le quinte vi sia comunque piaciuto. So che sono andata molto veloce per alcuni aspetti, ma in realtà è un video tutorial ma che vi mostra più o meno il processo che c'è dietro la creazione di un mio contenuto, di un mio materiale. Ovviamente poi sarei entrata troppo nel tecnico, sarebbe stato un video tutorial molto lungo, perciò ho risparmiato un po' di aspetti niente, semplicemente... spero tanto che siate riusciti ad entrare un po' nel mio lavoro, nel mio mondo, quando creo appunto questi tipi di materiali creativi, che mi piace moltissimo. Se il video ti è piaciuto comunque lascia un like, lascia un commento, iscriviti al canale per vedere insomma un po' tutto il mondo che c'è dietro a Van Education, e noi ci vediamo in un prossimo video e ti saluto, ciao ciao!